un caffè? Prendilo. Sono qua stesso. Ehi, Sergio, butte, dammi il caffè, dai. Ho buttato anche per mio fratello Antonello. Antonello. Antonello, ecco, questo è Antonello, un altro cugino di Forcolin, dalla Sardegna. Antonello, Forcolin. Buonasera a tutti, sono Antonello dai, Iglesias. Che lavora pure con suo cugino. Sono sassarese. Che è suo cugino che fa le montature anche quello. Vero? Il mio cugino è bravissimo a fare le montature. Quanti caffè? Due bevo. Poi non ci stai più con le spese ultimamente, Antonello. Antonello, cosa vuoi, mai? Tutti gli albanesi sono arrivati giù e ci sta portando via il lavoro. Dimmi, dimmi. E non ci sta più dentro. 1000 euro al mese. Cosa fai? 1000 euro di qua, 1000 euro di là. No, 2 solo va bene, dai. Sono pochi. Le sigarette ti compri? Ero preso in giro. Comprato le sigarette, una bottiglia di vino. Il canonaus, rasau. Ma ho sentito che adesso con tuo cugino ti farai un mese di pesca qui in ottobre. E lei come si chiama? Andiamo a Sacassegna, che è vicino alla Sardegna. Ma ho sentito che ti portano anche le palline e tutto. E non so come da mangiare. Anche le palline. Non so come fanno. Anche da mangiare un mese, nel mese. Oppure sì. Vai a distruggere i pesci allora là, cosa fai? Li spacchiamo tutti. Vedete come viene un po' ricordo. È un po' Sergio, sino un po qua diventa troppo. Esatto. Buon caffè qua. Ma perché hai fatto solo io? Ma c'è Stefano Forcolin. Un altro caffè. C'è Stefano Forcolin che lo sentiamo. Dov'è? Dov'è Stefano? Dov'è? È andato via? Antonello, dov'è andato Stefano? No, non c'è, è sbagliato. Quello piccolo, sai? Non lo so dove è andato il cappello piccolo. Paola, puoi dire qualcosa? No. Beh, lei signora chi è? Io. Una donna da Trieste invitata qui. Ok, con questo Antonello di qualcosa che chiudiamo tutto, dai. Non sono Antonello. Emiliano! Dai, Antonello, andate un attimo al bagno! Ah, ma perché siete molto, siete gemelli! Sì, poi siete uno emigrato e andato in Sardegna. Siamo vestiti uguali, capito? Mi ha preso delle camicie bianche dei cinesi stamattina al mercato, ci è venuti qua da Sergio, abbiamo mangiato poco perché ha messo via la carne per i bambini. No, domani perché ha mangiato tutto Steven prima, hai visto? È andato via. Steven è stato l'unico che ha mangiato. Tutto. Ha fatto come quella volta con Forcolin con Alessandro Boato, sono proprio parenti. La volta della Vienna Svizzera, guarda che è stata un'impresa, eh? Guarda che me l'hanno raccontata, il cugino Stefano è stato un grande, è riuscito a fregare la bistecca, Boato ha mangiato anche mezza di quella di Sergio Tomasella. Che miseria. Li ha mandati via che ci avevano fame. Erano incazzati neri. Guarda che ti dico, ma davvero? A sopportare Boato 2 giorni che ti piangeva sulla spalla che gli avevi mangiato la bistecca. Lo dico solo io che l'ho provato. È stata dura, È stata dura, perché miseria. Perché anche alla Boato è un gattino che quando ti si attacca nei maroni. È un gattino, quello, è un gattino, no? Guarda che non molla mica. Non ti molla. Sono d'accordo. Si strappano i maroni prima. E là in Emilia come va adesso? Tanto non ti facevi più vedere, come mai? In Emilia si sta bene, ci sono pochissime acque da carpissimo, tutte carpa grosse, capito? Allora non abbiamo mica bisogno di andare in giro come fa Glauco Grano lì dalle nostre parti. Lui va in giro perché, capito, non ha capito niente. Ho capito. Hai capito? Vabbè. Tanto per non parlare male degli altri. Ha preso le cave da 30 kg, lì nella cava di Balboni, ho capito? Balboni, Robicandini, ma è bella. Cos'è quel vinello? Fa vedere quel vinello. Fallo vedere. Guarda qua in casa tua Pasella cosa beviamo. Il vinello Antinori. E questo quello è il vino contro Tiziano Papais, questo? Questo qua glielo devo far vedere a Tiziano Papais, guarda la scritta Papais 2007, annata storica. Questo qua è un vino mica da ridere, quando lo vede Papais che gli vengono le bave alla bocca. Ho capito, ma conosce anche Tiziano Papais? Lo conosce, non l'ho mai neanche bevuto.
che è un video troppo vabbè, dai, ti saluto, fate vedere qualche volta in più, vieni a trovarci. Stai tranquillo che appena posso mi muovo, vengo su qua al nord anch'io, vieni a trovarci, dai, non vieni sempre a trovare Tomasello, ogni tanto passa per la salute, deve mandarti un gelato. Tomasello la prossima volta deve prendere un quintale di carne. Stavolta ha fatto veramente una pessima figura, quella volta non c'è niente. È bello che è arrivato il Steven, ha mangiato tutto lui. Steven, quello è stato che ci ha messo tutto in croce, capito? Perché Steven, guarda che ha mangiato tutto lui, le stecche. Va bene, ok. Ciao a tutti.